Pensi a quante volte segui abitudini nella tua vita? Sì, tante volte ci penso, tante volte mi dico, ah, dopo tutti questi anni ancora a fare la stessa cosa, per esempio a studiare, però alla fine penso che le abitudini, penso che siano quello che in realtà tu sei, quello che ti senti, quindi non necessariamente, anche se ripetitive, sono poi negative, anzi a volte possono essere salutari, poi dipende dal tipo di abitudini però. Certo. Ti piace vivere comunque abitudini personali? Cerco di rendere. Cerco di rendere. Appena mangiato, per me, è un momento davvero catartico. Io ho bisogno di un 10-15 minuti di relax Di calma. totale. È un'abitudine che mi piace assai. Ti piacciono, se hai abitudini personali, viverle? Sì. Per esempio, invece in realtà, appena mangiato, forse penso che sono l'unica persona al mondo. Appena mangiato è il momento in cui faccio più cose. Per esempio, anche quando studiavo all'università, quindi facevo l'università da studente, dopo pranzo era il momento in cui studiavo di più. E tutti mi chiedevano, ah, non è possibile, cioè dopo pranzo Da devi pranzo, dormire, devi dormire. Non lo so, magari visto le energie del cibo. però sì, sicuramente alcune abitudini non le cambierei. Ok. Sì, alla fine se ti trovi Sai bene. cucinare? Sì. Esatto, Il numero tuo ce l'ho. e abitiamo anche vicini, E quindi. quindi, insomma, poi ragazzi, se qualcuno vuole, insomma, ve Sì. lo do il numero. Allora, ritorni mai nei soliti posti? Sei solita ritornare nei soliti posti, che sia qui o che sia all'estero? sì, mi piace. Mi piace a volte ritornare in posti in cui sono stata, magari se ho dei bei ricordi legati a quel determinato posto, sì. Mi piace tornare, anche se tendenzialmente sono molto curiosa, quindi cerco sempre di vedere cose nuove, ovviamente, no? E un po' per le scelte di vita che ho fatto, un po' in generale come carattere, mi piace sempre sperimentare, vedere che c'è di nuovo. Però sì, mi piace anche, soprattutto se c'è un bel ricordo, sì, mi piace tornare. Ok, ottimo. La moda va creata nella vita. Parliamo di abitudini. Abitudini possono essere, è come se una persona ha una moda, si crea una moda, ok? La moda va creata. Sì, perché nel senso, alla fine credo che, cioè la moda è infatti intesa come, non come il No, vestire, ma non come proprio, vestiario, sì, come come sì. abitudini e... E sì, penso che in realtà ognuno se la crea da sé, per cui ci sono delle convenzioni, no? Cioè, penso che nella vita sociale ci sono delle convenzioni in generale, per cui poi sta a te cosa seguire più o meno, però più o meno insomma ci sono degli standard, però sì, dopo sta a ognuno decidere cosa fare. Quale abitudini seguire più o meno a seconda delle proprie passioni, a seconda delle proprie contingenze, a seconda delle proprie situazioni. Quindi sì, sicuramente è qualcosa di molto personale. Te che sei all'estero, credi nel Made in Italy? Oddio, non molto in realtà, perché anche se qui da noi ci sono state delle eccellenze, e ci sono tuttora delle eccellenze. In realtà penso sempre che una persona debba essere competitiva, no? E poi in realtà il Made in Italy è frutto di competizione, per cui se tu sei stato competitivo nel passato, non significa che lo sia ancora adesso, o non significa che lo sarà in futuro. Cioè dipende da come sai adattarti al mondo che cambia. Sai adattarti alle nuove mode, sai adattarti alle nuove società. Per cui in realtà non credo che il Made in Italy sia necessariamente garanzia di eccellenza, e anche se abbiamo dato tanto alla cultura, abbiamo dato tanto a forse qualsiasi settore, no? Cioè a livello mondiale siamo stati unici in passato, però secondo me non è detto che possiamo continuare ad esserlo, perché
dipende se tu sai riscoprirti, sai essere creativo, sai metterti in gioco, e a volte anzi rimanere ancorato al passato non porta a niente. Credi nel futuro? Sì, sì. Ci credo perché per indole sono molto positiva e credo che prima o poi la vita paga sempre, per cui soprattutto l'impegno, il sacrificio, sì, credo che paghi sempre. Questo è un bel pensiero che mi stai dando. Sì. Ti piace rivedere o riascoltare cose personali? Quindi che sia una foto o che sia una canzone? Sì. Sì, mi piace, soprattutto se magari è stato, non so, se magari quell'oggetto, quella cosa o quella canzone è legata a un momento gioioso, sì, mi piace. Soprattutto quando uno magari ha un momento di dolore, allora anche i piccoli oggetti, anche magari può essere un cibo, perché no, sicuramente aiutano. Certo. Decisamente. Creano comunque queste cose la storia personale? Certo, assolutamente sì. Dato che lavori con la storia. Esatto. E non ti faccio domande a riguardo perché non saprei. No, per carità, ce ne ho fin sopra i capelli di storia, date, fatti. Sì, perché la storia, come si dice, non si fa né con i se né con i ma. Quindi tu sei il risultato di tutta una sedimentazione, no? Che c'è stata nel corso del tempo. È come se noi siamo un insieme di fatti archiviati, no? Perché in archivio i documenti si selezionano a mano che vengono prodotti, no? Uh-huh. Quindi c'è proprio un ordine cronologico, un ordine conseguenziale. E così è la vita umana. Cioè te giorno per giorno accumuli materiale. Accumuli materiale e tu sei in questo determinato momento il risultato di un piccolo processo storico che si è sedimentato nel corso degli anni. Per cui è questa la tua unicità e ovviamente ogni storia personale è differente e ovviamente la tua storia ti ha prodotto. È affascinante la storia. Sì, sì. Perché per quel che se ne dica che la storia magari è inutile perché non ti aiuta a trovare un lavoro, perché sembra non avere nessuna applicabilità, no? E in realtà secondo me è una medicina, veramente, e ti aiuta proprio ad affrontare la vita. Cioè a me personalmente, veramente, cioè alcuni tipi di letture, non lo so, alcuni autori storici mi hanno proprio aiutato, cioè mi hanno proprio aiutato anche nei momenti proprio più bui, cioè che ho avuto recentemente. Sicuramente se ne avessi avuto, non lo so, io penso se ne avessi avuto questo tipo di cultura personale tante volte non ce l'avrei fatta, quindi a me personalmente ha aiutato molto, quindi sicuramente una cultura è un'arma. La vita è scritta? No, secondo me no, cioè non credo in un carattere provvidenziale, cioè credo che noi siamo il frutto di scelte, per cui ci possono essere forse a volte delle casualità che, non so, magari ti chiedi perché, no? Magari dici, e forse cerchi anche di accettarle pensando che, dice, sì, forse è già scritto, quindi doveva andare così, per cui l'accetto. Ma forse secondo me è più una sorta di, no di scusa, però diciamo che ti rassegni forse meglio, accetti forse meglio determinate situazioni con l'idea che no, siano, ci sia questa provvidenzialità, per cui dici doveva essere così e va bene, accettiamo così. Però credo anche che la vita sia il frutto di scelte, quindi in realtà è quello che vuoi fare te, te la crei te. Credi anche nel caso? Sì, forse sì, forse sì. Per cui in realtà ci sono dei meccanismi che si mettono in atto quando tu fai delle determinate scelte, per cui dopo ci sono delle casualità che se tu avessi scelto in modo differente non si sarebbero verificate delle determinate situazioni. Per cui sì, forse una certa casualità c'è, ma non lo so, a volte tendo ad essere molto razionale.
Però sicuramente a volte pensare alle casualità o pensare a un disegno più grande magari può aiutare. Ti piacciono le lettere? Sì, sì, decisamente sì. Mi piacciono perché, non so, ti aiutano a pensare, no? La lettura, la letteratura ti aiuta a pensare. Cioè a volte prendi un libro e dici perché non ci avevo pensato prima, oppure magari trovi la risposta che stavi cercando. Quindi, può essere fastidiosa nella vita la non corrispondenza, cerco di rendere. Ti mando un messaggio: ciao Giada, andiamo a prendere il solito caffè. Sì. Mai il tè? Non mi inviti mai il tè? No, non si mai. E non mi rispondi. Da fastidio nella persona la non corrispondenza di un messaggio, di una chiamata, di quello che sia. Sì, da fastidio soprattutto perché adesso siamo abituati a proprio alla contemporaneità, per cui in realtà la notizia è qualcosa che ti bombarda e quindi anche il messaggio, cioè se non c'è una risposta immediata, noi sapendo che il messaggio che abbiamo inviato è arrivato in quel momento, in quell'istante in cui l'abbiamo inviato, non avendo una risposta è qualcosa che ti crea ansia, no? Quindi si è creata questa cultura proprio dell'immediato e quindi non avendo una risposta, prima cosa, non l'accetti. E seconda cosa, sì, magari può dare fastidio perché puoi pensare ah, perché non mi ha risposto, quali sono i motivi e forse ci siamo un po' scordati dell'attesa, no? Forse è questo che dobbiamo un po' riscoprire, perché a volte ci creiamo delle ansie che hanno senso, sì, inutili, soprattutto nei rapporti, no, tra persone. Chiedere è sempre lecito, rispondere è cortesia. Spesso però succede che le persone non rispondono a qualcosa, che sia anche un invito per una puntata qui. Sì. Ipotesi, sì. Ipotizzo. Sì, chiedere è assolutamente lecito, perché poi penso, alla fine non hai niente da perdere, no? Non hai niente da perdere, se vuoi fare una cosa, chiedi. Poi io penso, peggio che cosa può accadere, cioè alla fine ti diranno no. Quindi secondo me non c'è nulla di male nel chiedere. È fastidioso perdere? Sì, sì, è fastidioso, però nello stesso tempo... Dici, è un modo per rimetterti in gioco e per farti un esame di coscienza, perché tu dici, va bene, ho perso, dove ho sbagliato, che cosa devo migliorare, quindi in realtà sì, soprattutto se hai delle ambizioni, sicuramente non è facile accettarlo, però fa parte del gioco, no? Poi ti migliori sempre. La vita è anche un gioco. Sì, assolutamente sì. È gioco e competizione, e secondo me competizione non ha un'accezione negativa, è assolutamente qualcosa di positivo, perché tu giochi, competi, non devi necessariamente vincere, però provaci, no? Provaci, sì. Proviamo a dirti che abbiamo finito la puntata, mancano 10 secondi. Sì, guarda. Timer di 30 minuti, quindi è. Va bene. Sono tecnico. Calato il tempo. Grazie tanto, un bacio. Piacere di averti ritrovato dopo un bel po', dopo 16 anni. Ricordo a tutti il canale di YouTube, che è youtube.com/depurpalle. Vivete di esperienze, ricordi e buona vita a tutti.